Ciao amici di Prepper.it, per questo video sono quasi emozionato. Oggi andiamo a parlare di un qualcosa che c'entra apparentemente poco con il prepping, ma è molto pesante. Parliamo di pensione. Ok, allora, perché parliamo di pensione? Perché è arrivata finalmente anche a me la famosa busta arancione dell'INPS. Io non l'ho ancora aperta, ce l'ho in casa da più o meno 2 settimane, ho aspettato l'occasione per fare un video nel momento in cui andavo ad aprirla per immortalare la faccia che farò nel momento in cui capirò qual è il mio destino e per condividere con voi a caldo quelli che saranno i miei pensieri di getto e poi vediamo come tutto questo si può andare a ricollegare con il discorso prepping. Vado ad aprire la busta. Sono teso, tanto se poi piango posso anche non mandarlo. L'INPS volta pagina, volta pagina, se c'hai coraggio. Allora, sono 3 fogli, le brutte notizie sono nel primo, diciamo, secondo c'è il vostro estratto conto distributivo, quindi praticamente c'è scritto quanti soldi vi hanno già fregato nel corso degli anni in maniera abbastanza dettagliata. Nell'ultima cazzate, ringraziamenti, sito dell'INPS, eccetera, eccetera. Ok, arriva. Allora, andiamo a vedere quindi qual è la mia situazione pensionistica. Allora, io andrò in pensione nel 2042. Nel 2042 io avrò praticamente 70 anni. Vuol dire che sostanzialmente andrò in pensione quasi all'età che mio padre ha adesso. Quindi insomma mi mancano ancora 28 anni di lavoro. Il bello è però che ci sono degli assunti su cui vengono calcolate queste cose. Il primo è, come sappiamo dai giornali, che l'incremento del PIL italiano rimanga sempre sopra il TG, tipo sopra l'1-1,5% se non sbaglio, costantemente per i prossimi 30 anni, cosa che negli ultimi 30 anni è capitata praticamente mai. E la seconda è che, secondo loro, io prima di andare in pensione dovrei arrivare a recepire uno stipendio di 4.715 euro lordi al mese. Quindi sostanzialmente altri 26 anni di lavoro e andare in pensione a 70 anni. Con un altro paio di piccole considerazioni da fare lì intorno. Allora, la prima è che la vita media in Italia per un uomo è stimata essere intorno agli 83 anni, che vuol dire che avrò passato 50 anni della mia vita a lavorare per alla fine godermene grosso modo 13 di pensione, se va tutto bene ovviamente. Per non parlare poi del fatto che andrò in pensione in una forma fisica smagliante, che i soldi probabilmente alla fine li utilizzerò per andare in una casa di riposo o qualcosa del genere, o se li succherà tutti quanti un badante o qualcun altro che, boh, non lo so, mi accompagnerà fino alla tomba, fino agli 83 anni. Un'altra cosa fenomenale è che ovviamente c'è una disparità, adesso dovrei mettermi a fare i calcoli, ma così a mente, su due piedi, facendo delle stime. Il concetto mi sembra che sia che nel momento in cui andrò in pensione, i soldi che riuscirò a prendere dalla pensione che riceverò saranno più o meno un quarto circa di quelli che avrò versato l'INPS, più o meno. Totale. Quindi vuol dire che se questi calcoli sono giusti, più o meno 3/4 dei soldi che
ai 70 anni. Avrò versato all'INPS se sarà su Cati qualcun altro. Molto bene. E quindi praticamente circa 30 anni dei miei contributi saranno andati o a mantenere qualcun altro o a farseli rubare dallo Stato, più o meno. Ok, ora, ben inteso, se sono andati a mantenere qualcuno che ne aveva bisogno, per carità, le tasse servono per distribuire un po' di ricchezza, aiutare chi magari sta messo in peggio, non mi dispiace affatto, assolutamente. Solo che però un divario da 10 a 30, ecco, mi sembra un attimino un pelo ingiusto, vogliamo dirla così? Ok. Ora, cosa c'entra tutto questo con il prepping? Fondamentalmente, secondo me il ragionamento è questo. Io se ci penso non credo che a 70 anni avrò la voglia, la forza, l'intenzione, l'energia di continuare a lavorare così come sto facendo adesso è assolutamente impossibile, soprattutto perché io facendo l'informatico ho un lavoro dove quando riesco bisogna usare la testa e su certi tipi di ragionamenti, su certi tipi di capacità di tenersi aggiornati, di imparare, è impensabile che una persona di 70 anni con questi ritmi di lavoro, questi ritmi di aggiornamento riesca a fare questo tipo di lavoro. E quindi mi si dirà che tendenzialmente allora una persona però arrivata a 70 anni dopo che ha fatto avrà fatto carriera, quindi non sarà più magari un amministratore di sistema, non sarà più uno sviluppatore, sarà magari un manager, sarà arrivato a livello di manager. Il problema è che nella mia azienda, soltanto nel mio reparto, siamo più di una decina e io ad esempio dubito che tutti i 10 alla fine riusciremo ad arrivare ad essere manager, c'è qualche cosa che non torna. Cosa vuol dire? Che qualcuno necessariamente dovrà o cambiare lavoro, o scendere dal carro, o trovare qualche cos'altro, saranno pochi, forse uno, quello che riuscirà a rimanere nella stessa posizione, nella stessa azienda fino ai 70 anni e arrivare a questa posizione di manager che gli permetterà di lavorare fino a quella tarda età. E tutti gli altri cosa fanno? Tutti gli altri saranno costretti a scendere dal carro. Il problema è che anche già alla mia età, passati 40, cambiare lavoro non è mica così facile, tu provi e alla fine, comprensibilmente, un datore di lavoro a un certo punto preferisce una persona più giovane, più disposta a farsi prendere per i fondelli, più abbindolabile con i discorsi di crescita, di carriera e quant'altro, e soprattutto che costa molto meno. Quindi c'è qualcosa che non va, il problema è capire se guardiamo non soltanto la mia situazione individuale, ma quella di tutti quanti, capire come faremo tutti ad arrivare in questa situazione. Un'altra cosa che mi si potrebbe dire sono tutti quei bei discorsoni alla Montemagno piuttosto che alla Gianni Morandi del tipo: ma sì, ma tu credici, diventa imprenditore di te stesso, mettiti a fare quello che ti piace, tutto quanto. Sì, però anche questo qui mi sa di cazzata, mi sa di una soluzione che non possono adottare tutti, perché semplicemente non tutti possono fare gli imprenditori, perché non tutti ne hanno le capacità, magari non tutti ne hanno la voglia. E il problema è che siamo arrivati in una condizione in cui invece tutti devono arrivare a lavorare a 70 anni, se non di più. E cosa c'entra allora tutto questo con il prepping? Cosa c'entra tutto questo con la nostra situazione e quello che dobbiamo fare per prepararci? C'entra perché vuol dire che tutti, più o meno, ci siamo preparati lavorativamente parlando, all'idea di lavorare per un certo periodo e poi di andare in pensione, quindi poi di viverci la vita in una maniera leggermente più tranquilla, goderci i risultati di quello che abbiamo fatto. Qua c'è scritto che questa cosa qui non succederà se non molto avanti. Sembra quasi che l'idea sia: ragazzi, non ce n'è per tutti, quindi se qualcuno ci fa il favore di schiattare prima, ve ne siamo grati. E quelli che invece ci arrivano tanto se la godono per poco e tutto quello che avanza la gestiamo noi ma in qualche maniera diversa. Ora la mia domanda è, che faccio a voi perché non so, in questo caso veramente facciamo un bel dibattito sui commenti, come si fa ad arrivare a 70 anni lavorando? Penso che sia normale che qualcuno cominci a pensare è difficilissimo e che qualcuno pensi anche non ce la si fa, e quindi però cosa si fa? Perché bisogna farlo. Allora, l'altro casino è che qualcuno potrebbe cominciare a dire: non ne vale più la pena, e sinceramente non me la sento di dargli torto.
non ne vale la pena, però lo fai perché hai bisogno di uno stipendio e ti rendi conto che la tua vita alla fine, fino alla vecchiaia, diventa lavorare per fare una cosa che ti permette di portare a casa i soldi per te, per la tua famiglia, per quel mese e andare avanti così fino a che a un certo punto non ce la fai più, non hai più modo di andare avanti a lavorare o finalmente riesci ad arrivare alla guadagnata pensione. Quindi qualcuno potrebbe appunto dire non ne vale la pena e quindi lascio perdere. Lascio perdere che vuol dire non voglio più pagare contributi, quindi boh, non lo so, mi tiro in proprio, comincio a lavorare in nero, comincio a fare altro, comincio a evitare di farmi rubare i soldi e il tempo e soprattutto la vita in questo modo, perché un po' la sensazione è quella che ti stiano fottendo la vita, proprio da dentro. Un'altra cosa che diventa preoccupante è che vuol dire che la mia generazione è stata ancora abbastanza fortunata. Molti che adesso hanno 30-35 anni si sa che sono in difficoltà perché sono sottoposti a lavori con contratti tutt'altro che di lungo respiro, si passa da un lavoro, da un lavoretto all'altro e via dicendo. E molti di questi ragazzi che conosco sono stati anche aiutati dai propri genitori per l'acquisto della casa, per il mutuo, eccetera. Beh, io con questo in mano, in questa condizione, penso che quello che i miei genitori sono stati in grado di fare per me, io avrò delle difficoltà a farlo per mia figlia. Penso che sarà un po' più complicato, non tanto per la mia generazione, ma quella dei miei figli, cavarsela in una situazione di questo tipo, perché immagino che probabilmente la situazione generale del lavoro cambierà, sarà peggiore, che quindi avranno ancora più bisogno del nostro aiuto e che però per noi sarà difficile darglielo. Non lo so, però questa è un'altra di quelle cose che mi fa pensare che questa situazione, questo paese, sia ridotto al vicino, magari al collasso economico, ma che comunque sia molto simile a un giocattolo rotto, dove qua c'è scritto che non abbiamo risolto i problemi delle pensioni, non siamo in grado di far fronte a questo problema, non vi possiamo restituire i soldi che ci avete dato, dove c'era la promessa me li dai, li rimaneggio un po' e poi alla fine te li restituisco. I soldi dei miei contributi dovevano essere un prestito che io ho fatto allo Stato praticamente, e uno Stato furbo sarebbe stato in grado di investire quei soldi, farne di più e restituirmi, magari non esattamente tutto, ma restituirmeli prima di sicuro. Sicuramente è un brutto indizio e che ci porta nella direzione sbagliata. Un'altra cosa che non funziona di quelle situazioni, sì, tu te la puoi fare, te ne devi mettere tutta, devi diventare il migliore nel tuo campo e vedrai che ce l'avrai fatta, allora non sarai tu a cercare lavoro, sarà il lavoro a cercare te. Ma non sono né minchiata, per il semplice motivo che questo funziona benissimo per il migliore, quello che ce l'ha fatta, quindi quello uno su mille che ce la fa. Il problema è che noi abbiamo anche gli altri 999 da gestire, perché se siamo una società, se siamo un paese, non gioiamo tutti quanti insieme delle vittorie del migliore dimenticandoci di tutti quanti gli altri. E quindi ci servono sicuramente delle ricette diverse. Ora, detto tutto questo, io penso che chi dovrebbe avere le ricette in mano, chi dovrebbe sapere che cosa fare, o non lo sa, o non è in grado, o non vuole fare qualcosa. E non, per carità, non dico che sia facile, non dico assolutamente di essere in grado io di farlo, però così come quando vado al ristorante e la pasta fa schifo, anche se non sono un cuoco, qua io come contribuente, come cittadino, mi sento comunque in diritto di dire che la soluzione fa schifo, che chi doveva gestire queste cose lo ha fatto da schifo. Il problema è che non ho i mezzi e i metodi per andare a reclamare quello che di fatto è mio, quello che di fatto mi spetterebbe. Boh, non lo so, vi confesso che sono un po' confuso, un po' preoccupato, un po' molto molto deluso e che la sensazione è quella che qualcuno mi si sia fottuto il futuro che ho fatto di tutto per riuscire a costruirmi e non sono per niente contento e non penso che vada per niente bene e non penso che
sia un buon segnale, quindi da prepper mi aspetto comunque dei cambiamenti, mi aspetto, spero anche magari a un certo punto che la gente si incazzi un po' e che cominci a tirarsi sulle maniche e fare qualche cosa prima di arrivare ad essere disperati. E, boh, non so cos'altro aggiungere, scusate, sono un po' senza parole, però ci tengo al sapere com'è andata a voi, com'è stata la vostra busta arancione, e sapere cosa ne pensate, sapere cosa pensate che si possa fare. Pronti a tutto, persino a questo. Ciao Prepper, alla prossima.